Dunque, questa sera un saluto a tutti, riprendiamo le nostre meditazioni su quelli che sono i misteri del rosario. Dopo aver introdotto, senza meditare uno per uno, ma l'insieme, un po' l'ossatura dei misteri della gioia, seguono i misteri della luce che, come sappiamo, sono stati introdotti abbastanza recentemente da Giovanni Paolo II, il quale quindi ha modificato una forma plurisecolare del Santo Rosario. Misteri della luce intanto vanno compresi nel loro nome, luce perché è la manifestazione della luce di Dio nel mondo. È il tema tipico del Natale, anche se non ricomprendono gli eventi del Natale, ma partono dalla vita pubblica di Gesù. E quindi nel momento in cui si manifesta al mondo quello che è l'elemento divino attraverso l'incarnazione di Gesù in modo pubblico, cioè la vita pubblica è l'inizio della sua missione, che noi sappiamo durare 3 anni, dai 30 ai 33 anni. Il primo mistero della luce, infatti, ricorda e ci fa meditare l'evento che dà inizio a tutto, che è il battesimo di Gesù al Giordano. E leggendo questo Vangelo vediamo che avviene tutto con questo contrasto di luci e ombre, dove l'ombra è data dalla normalità della situazione, potremmo dire la normalità dell'uomo Gesù, e attraverso di lui invece passano questi raggi divini che traducono qualcosa di divino, ma non mostrano totalmente Dio. È il mistero dell'incarnazione ed è anche la modalità che Gesù sceglie. È Dio che non si manifesta nella sua gloria, ma si manifesta nella sua luce che passa attraverso la materia, il creato, ma soprattutto passa in modo eminente attraverso il corpo di Gesù, che è il corpo vero, materiale, carne e ossa, ricevuto da Maria. Voglio specificare che i misteri della luce sono diversi dalla gloria, anche se gloria può essere tradotto con luce, la luce di Dio come sua manifestazione, nel senso però della potenza. La gloria è proprio il peso, la potenza di Dio. E mentre invece nella luce dobbiamo vedere questo gioco di soprannaturalità nel mondo naturale. È il mistero dell'incarnazione, in buona sostanza, il mistero della predicazione e della diffusione del Vangelo, è il mistero della manifestazione del divino, ma del volto del Padre, che è Dio è luce, quindi è luce, ma attraverso il volto di Cristo. Chi vede me, vede il Padre. Vedere il Padre nel volto di Cristo non vuol dire, quindi, riconoscere i lineamenti e le fattezze di Dio Padre, in quanto Dio Padre nessuno l'ha mai visto e non ha preso un corpo, lo ha preso nel Figlio. Ma è vero che il Padre e il Figlio sono un'unica cosa, per cui anche le antiche e tradizionali raffigurazioni di Dio Padre come più anziano, perché il Padre, quindi con la barba bianca, l'Eterno di giorni, ha un senso. Allora, Dio non è fatto così perché non ha un corpo, Dio Padre, però scegliendo di manifestarsi nel Figlio, sceglie di manifestare la sua luce, la sua volontà, la sua azione, la sua potenza attraverso un corpo umano. Dunque, da quel momento in poi, il Figlio diventa immagine del Padre e il Padre si è fatto nel Figlio come la creatura umana. Ricordo come ci sono state delle difficoltà sempre per capire la Trinità, e non saremo certo noi stasera a risolverle, e anche certe eresie che tentavano di definire un solo Dio in tre persone, e allora c'erano delle raffigurazioni errate, definite tali dalla Chiesa, ma bisogna cogliere la loro buona intenzione, dove c'era un unico corpo, un unico tronco, con tre volti o tre teste, no? E a significare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. In realtà questo tipo di
tentativi, forse goffi, forse no, vogliono esprimere che la luce di Dio trapela nella normalità dell'uomo, ma non è normalità. Vediamo dunque che cosa trapela nel primo mistero, che è quello del battesimo di Gesù al Giordano. Gesù si mette in fila con tutti gli altri, quindi nella grande umiltà nessuno riconosce nulla se non un uomo che va come penitente, ed era sconosciuto ancora, va come penitente fra i penitenti. E dopo essere stato immerso nel Giordano, dice uno dei Vangeli, c'è la manifestazione. In un altro tipo, un altro racconto dei Vangeli, invece si dice che Giovanni lo riconosce da lontano come agnello di Dio, perché gli viene indicato dal Padre, da Dio, che lo ha previsato, quello su cui io mi poserò come Spirito Santo, quelli è il Messia, quello è il Messia, quello è il mio figlio. Per cui riconosce il cugino, ma in realtà riconosce nel cugino l'inviato del Padre come figlio di Dio. E dice: io non sono degno neanche di stracciarti i legacci dei sandali, sei tu che dovresti battezzare me, non io battezzare te. Comunque questa prima fase di questo secondo Vangelo sembra più un dialogo fra i due, però la manifestazione, secondo l'altro Vangelo, avviene dopo che lui si è immerso nel Giordano, Gesù stava pregando ed ecco che si apre il cielo e c'è una manifestazione doppia. Lo Spirito Santo in forma corporea di colomba scende su di lui e la voce del Padre che parla. Dunque noi abbiamo quello che poi Giovanni nel suo Vangelo dice manifestazione con dei testimoni, no? Qualcosa di soprannaturale che investe l'umiltà di Dio che ha preso un corpo. Quindi non è una luce che investe Gesù, ma è lo Spirito Santo, che però non viene a manifestarsi come luce, come lingue di fuoco, ma si manifesta come una colomba. È come se lo Spirito Santo prendesse anch'esso una forma corporea perché tutti potessero vedere qualche cosa che è al tempo stesso un simbolo. Nel senso che lo Spirito Santo è vero, la sua manifestazione però mantiene anche una valenza simbolica. Appunto la luce di Dio va letta, va scoperta, va interpretata. Cioè chi vede una colomba può pensare che è solo una colomba, ma chi ha un occhio più spirituale capisce che quella colomba viene direttamente dal cielo e manifesta Dio. E va diritto, si posa proprio sul capo di Gesù e quindi manifesta questa pace che, dobbiamo ricordarlo per forza, la pace che Dio fa, comincia a fare dopo l'alluvione con Noè. La colomba è che torna dalla terra che si è asciugata con il rametto di ulivo, dice che è messaggero di Dio, che c'è una sorta di rapacificazione. E poi il segno della pace come alleanza in realtà è l'arcobaleno che dà il segno del ponte fra Dio e l'uomo. Dunque con Gesù la manifestazione di luce è proprio la manifestazione della volontà di Dio Padre di trovare in Gesù, suo figlio fatto uomo, il ponte, il pontefice, colui che congiunge cielo e terra, ecco il segno dell'arcobaleno, ed è raggiunto dal messaggio di pace di Dio che viene per mezzo dello Spirito Santo, che è una colomba materiale con Noè, è una colomba dello Spirito Santo che ricorda quell'evento, la nuova ed eterna alleanza, mentre invece quella di Noè è la prima alleanza, che viene chiamata anche
alleanza noachica, cioè di Noè, stipulata da Dio Padre con Noè a nome di tutta l'umanità. Un popolo preparato queste cose le capiva e coglieva il segno immediatamente. E la seconda voce è quella del padre che dice: questo è mio figlio prediletto. E Giovanni dice: questo è l'agnello di Dio, perché gli era stato detto dal padre: quello che tu incontrerai, quello è mio figlio, è l'agnello che deve togliere i peccati del mondo. Dunque la luce manifesta non solo un fatto divino, ma una serie di contenuti. Il fatto del compiacimento del padre in un uomo, e l'uomo è tale perché Dio si è fatto uomo, che questo diventa il punto di contatto per tutta l'umanità, per una nuova alleanza che lui sancirà con il suo sangue sulla croce versato, no? E questa forma di agnello sacrificale che è quello che sancisce al posto dell'agnello dell'uscita all'Egitto con il sangue il patto, ma anche la protezione da ogni male, che sarebbero i diritti del demonio sull'uomo peccatore, che vengono sbarrati dal sangue dell'agnello, che è segno in Egitto del sangue dell'agnello che sarebbe stato versato, quello vero, cioè il figlio di Dio. Ecco, questo è un esempio, il primo mistero, di come la luce divina è la luce per gli occhi della mente, la luce dell'anima, e bisogna saper leggere questi fatti mentre accadono. Noi stiamo facendo un commento di cose già conosciute, ma trovandosi lì, dobbiamo immaginare di trovarsi lì con Gesù, con Giovanni Battista e la folla che si stava facendo battezzare, vedere queste cose, sentire questa voce che scende dal cielo. E bisogna avere la presenza di Spirito Santo, l'apertura, per poter comprendere che queste sono cose che vengono dal cielo. Quindi questa luce che trapela con segni di eventi che sono significativi, che si collegano alla storia, al nucleo della storia di contatto fra Dio e il suo popolo, con l'alleanza, il sangue, il patto, il peccato, la morte, il ritorno alla vita. Faccio una breve pausa. Parlando invece del secondo mistero della luce, abbiamo l'episodio ben conosciuto del miracolo durante le nozze a Cana. Gesù interviene anche qui in maniera nascosta, molto umile, come era in fila, possiamo immaginare, in fila per farsi battezzare tra i fedeli di Giovanni Battista. Qui è umile perché non è il principale invitato in questo mistero della luce, quindi non è il Cristo che viene accolto e dunque l'invitato più importante. La festa era degli sposi e vengono invitati parenti e amici. Viene invitata Maria e dunque anche il suo figlio. L'invitata principale è la Madonna. Gesù va lì e c'è qualcuno dei suoi primi discepoli, probabilmente i primi 3-4, sono stati chiamati a coppie, quindi Pietro, Giovanni, Andrea e Giacomo. E si trova dunque anche qui in ombra, cioè l'ombra della sua corporeità, l'ombra della sua situazione. Ha appena iniziato a raccogliere i discepoli, ma nessuno conosce chi sia, se non che è il figlio di Maria di Nazareth, e come tale viene invitato. Il suo ruolo lì dunque è solo di presenza, di cordialità, di amicizia, di vicinanza, non di più. E qui c'è la Madonna che anticipa il suo intervento miracoloso, quindi la sua manifestazione in quanto Messia, l'anticipa, ma al tempo stesso rimane segreta per pochi. E fa un miracolo grandioso, perché si parla di 6 giare
130, 180, 140 litri ognuna, che fa riempire di acqua e che tramuta in vino. Ma nessuno sa che lui ha fatto il miracolo, tranne la madre, i servi a cui ha detto di fare queste cose e il maestro di tavola. Nessun altro si è accorto di questo. E c'è stato un fatto dei discepoli che sono attorno a lui, che hanno assistito al miracolo, che poi lo raccontano. Di tutti gli invitati e neanche gli sposi si accorgono di essere dei miracolati. E si intravede qui quello che si chiama un po' il segreto messianico, che non è solo una questione di opportunismo strategico, a volte sì, ma è proprio la modalità della luce divina che interviene sempre attraverso la sua umanità, trapela, qualcuno vede, qualcuno è occasionato, no? Per le circostanze, per la vicinanza, altri che sono presenti non vedono niente. E Gesù non fa tutto per essere visto, sembra che agisca solo per pochi. E infatti la fine del brano del Vangelo dice che da quel momento i discepoli cominciarono a credere in lui, cioè credettero in lui. Credettero in lui in che senso? Nel senso che è il figlio di Dio. Perché non è solamente il maestro, ma è Dio che opera con potenza. Un miracolo dunque riservato che va a confermare la radice, il ceppo della Chiesa, che è la radice a sua volta dell'umanità intera che deve essere portata a scoprire Dio. Questo è proprio il tema dei misteri della luce. C'è un'azione di ricerca, di scoperta, di attenzione da parte degli uomini, ma anche di provvidenza nel trovarsi lì o di poter essere raggiunti da questa luce che è segreta. Allora, qualcuno vedendo il miracolo poteva anche non credere, oppure poteva credere che il miracolo era avvenuto, ma da lì a credere che Gesù è il figlio di Dio, è il Messia, è Dio che si è fatto carne, c'è ancora un bel percorso da fare. Ovvero noi possiamo vedere che c'è qualcosa di straordinario, anche essere contenti perché magari otteniamo un bel effetto, ma da qui a muovere alla fede e andare dietro al Cristo, manca ancora un bel pezzo che molti non fanno e molti non hanno fatto. Altri addirittura rimangono totalmente assenti. Nella tradizione cristiana e cattolica, questo miracolo ha segnato la giustificazione della elevazione del matrimonio al sacramento. Avviene a tavola. Avviene per mezzo del vino, segno della festa, come noi sappiamo, che deve continuare, ma segno anche della parte della vivacità dell'intervento di Dio e dello Spirito Santo, che mette, aggiunge qualcosa di soprannaturale a quello che sembra solo naturale. Quindi diventa sacramento perché tutto quello che viene toccato dalla presenza di Cristo viene santificato. La terra che calpesta, l'aria che respira, l'acqua che tocca. E quando fa le cose una volta per tutte, da quel momento in poi diventano cose sacre, cose di Dio, cose dello Spirito. Entrando nella festa del matrimonio, unito in modo naturale, che è riconosciuto a Dio perché il matrimonio l'ha inventato lui, maschio e femmina li creò, eccetera, lo eleva a sacramento. E cos'è questa elevazione a sacramento? Vuol dire che la luce di Dio che mostra, fa conoscere, al tempo stesso fa credere e quindi si comunica e quindi trasforma con tutti i passaggi necessari, entra segretamente nel matrimonio che è già di Dio, il matrimonio naturale è di Dio perché la natura l'ha creata Dio. E lo eleva a sacramento perché immette quello spirito di superamento, trasfigurazione degli sposi, non del matrimonio in quanto tale. Cioè, il matrimonio sacramento dice che è un matrimonio
nel suo farsi con lo scambio del reciproco consenso davanti a Dio, è il matrimonio. Ma il sacramento è l'azione che vivifica gli sposi segretamente dall'interno, li fa agire ed amare in modo sempre più divino, in un percorso di crescita. Dunque, paradossalmente, la presenza di Gesù occasionata da Maria anticipa a causa di Maria che chiede a lui di fare il miracolo, anticipa un altro miracolo che è quello del dono del sacramento del matrimonio, e quelli che sono stati beneficiati, cioè gli sposi, non si accorgono di nulla umanamente. Ma se sono stati la radice, l'esempio di tutti i matrimoni sacramentali, questo non vuol dire che la vita di Cristo, lo Spirito di Cristo in loro non abbia agito. Di questo noi penso dobbiamo tener conto, perché questa luce segreta che invade le anime e i cuori agisce nonostante noi, per cui tutti gli impulsi di bene, di perfezione, di crescita in quello che si chiama il bell'amore, che è l'amore coniugale e anche l'amore amicale, è l'amore trasfigurato dallo Spirito Santo e viene dato come germe dentro di noi, e noi se lo riconosciamo e lo osserviamo, lo facciamo crescere fino a trasfigurare i nostri rapporti, anche se magari coscientemente non sappiamo che stiamo vivendo gli elementi del sacramento, di questo, di quell'altro. Cioè la forza di Dio è segreta, alcuni la conoscono, altri la mettono in pratica senza conoscerla, gli effetti arrivano comunque. La coscienza di ciò che si è aumenta sicuramente la forza di ogni sacramento, perché mi spinge a essere più fedele, più impegnato in tutto questo. Ma non per questo il sacramento, cioè la luce divina segreta che entra nelle anime, non ha una sua forza, una sua azione, perlomeno per l'esponente, comunque sempre santificante. Nel terzo mistero della luce, luminoso, abbiamo quello che è la diffusione della buona notizia del Vangelo, è la predicazione di Gesù. Sembra un'enunciazione molto generica, perché prende tutto quello che è l'opera di evangelizzazione dei 3 anni della vita pubblica di Gesù. E in realtà non è così generica, è che vuole dire questo mistero che noi ci troviamo di fronte in ogni giorno, in ogni passo, in ogni gesto, in ogni parola, ogni respiro e ogni sospiro di Gesù, la sua luce che viene proposta al mondo. Filippo che dice, ma tu sei veramente il figlio di Dio, tu sei il Messia che deve venire nel mondo, il Cristo che deve venire nel mondo. Perché ti ho detto che eri sotto al fico, che vedrai cose più grandi di queste, dice Gesù a Filippo. Come dire, a Filippo basta questo per capire che si trova di fronte al Messia, perché gli ha fatto un'osservazione, lo ha visto a distanza in qualcosa che conosceva solamente lui, si trova sotto il fico, cioè questa predizione, questa, noi diremmo, chiaroveggenza, cioè conoscere le cose distanti nel tempo, nello spazio, e l'anticipazione, la profezia vengono da Dio in questi casi, no? Ecco, tutto quello che è vita di Gesù diventa manifestazione della sua essenza, della sua gloria, che alcuni percepiscono immediatamente, altri non percepiscono affatto. E abbiamo in questo andare di Gesù una contraddizione molto grande, che io evidenzio perché è come un mistero che si collega con questa luce che trapela, ma che in qualche modo va vista, ecco, o va intravista. La contraddizione è questa: se tu sei il figlio di Dio, perché non fai cose continuamente, no? Perché non fai cose che strabiliano con la potenza, con la forza? Non, voglio dire, i tuoi avversari li stendi tutti, no?
fai tremare le colonne del tempo o blocchi tutte quelle che sono le macchinazioni dei nemici, cogli così nel loro essere cattivi e malvagi, li denunci al padre, fai in modo che il padre li blocchi. E Giovanni dice: vuoi che preghiamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi tutti quanti, no? Vedete, dei samaritani che lo rifiutano. È la tentazione nostra, ecco, di vedere le cose così potentemente e chiare. Se sei il figlio di Dio, dillo, manifestati a noi, anche Pilato. Ma sei tu il re dei giudei, e prima di loro Anna e Caifa, sei tu il figlio di Dio che deve venire nel mondo, sei tu il Messia, dillo una buona notte. No? Noi lo considereremo bestemmia e poi dopo. Dichiarati, chi sei? Chi sei? E Gesù stesso, la gente che dice che io sia. E voi, chi dite che io sia? Ma perché non lo dice chiaramente? Perché non lo opera chiaramente? Questi miracoli che a volte fa sono eclatanti: la moltiplicazione dei pani, i discorsi con autorità, la cacciata dei demoni, la risurrezione dei morti. E anche Elia aveva fatto queste cose qui, no? Però al tempo stesso è umile, si nasconde, cammina, non va neanche all'orso d'asino se non quando entra a Gerusalemme, e l'ingresso trionfale, soffre la fame, la sete, non ha una pietra dove posare il capo, qualcuno lo ospita, qualcun altro si vuole compiacere, altri lo perseguitano. Ma che Messia è e dov'è Dio? Quindi traluce sempre la sua potenza, ma la usa quasi con parsimonia. È vero che davanti alla casa di Pietro tutta la città veniva, lui guarì tutti da malattie, infermità e liberò moltissimi dai demoni. Però va via e dice: io devo andare a predicare altrove, perché non trova fede a Cafarno, nonostante tutti i miracoli fatti. Non trova la fede, non trova gente che sappia guardare al di là del miracolo e dell'opportunità, certamente meravigliosa, di essere guariti, sanati, liberati, ma dire, andare più nel profondo, perché il miracolo mostra, ma non dimostra. La differenza tra mostrare e dimostrare è la prova inconfutabile che sono Dio, data dai segni che faccio. E Gesù lo dice. Ma se anche uno vedesse un morto risorgere, non credendo, non crederebbe neanche di fronte al morto che risorge, o che torna dai morti, insomma, a dirgli: io sono qua perché lui mi ha risorto con potenza. Dunque c'è qualcosa di più profondo che la luce di Dio nella sua predicazione nel Cristo rivela, è un contatto con il profondo dell'anima di ciascuno, e diventa chiaro, palese, ambiguo, appena un barlume per altri, oscurità per moltissimi altri, a seconda dello stato dell'anima che costoro hanno. Cioè, se sanno leggere con gli occhi dell'anima la luce che è in Cristo, ma velata dalla sua corporeità, e vorrei dire anche velata dalla sua umiltà, velata dalla sua mitezza, che è insopportabile. Noi vorremmo il Dio potente, che mette a posto tutti quanti, i cattivi, eleva i buoni, e la mitezza di Gesù, la sua passività di fronte ai poteri forti, è insopportabile. Talmente che Giuda, partono i nervi, si può proprio dire, poi decide a un certo punto di tradirlo e di darlo in pasto a chi può farne, insomma, quello che ne hanno fatto. Proprio perché l'umiltà di Dio è insopportabile al demonio e chi del demonio si fa compagno. L'umiltà diventa, che è il nascondimento della forza, diventa insopportabile per costoro e diventa attraente invece per chi ha appunto questo spirito interno, questa disponibilità del cuore a credere, per cui vede il segno di Dio. Capire che Dio è umile e si nasconde è segno
di una profondità spirituale fuori dal comune. E allora uno cerca l'umiltà e il nascondimento perché vuole essere come Dio e non vuole essere da meno di Dio, si sente fuori posto. Mettermi nel primo posto quando il mio creatore, l'onnipotente, si nasconde dietro le cose che crea è veramente da essere ridicoli. Ma noi spesso lo siamo, è la nostra da benaggine. Dunque, riconoscere la luce di Cristo vuol dire non solo capire le sue parole, non solo comprendere i gesti anche eccezionali, vuol dire riconoscere Dio nella sua umiltà, nel suo nascondimento e accettarlo come tale. Dunque, la dimostrazione di Dio sulla terra può sempre trovare la chiusura dei cuori, che è chiusura colpevole, che viene dallo stato di peccato del cuore, quindi il velo sulla carne, il velo degli occhi, o da malvagità, che non vuole riconoscere quello che ha capito e che conosce invece. Non lo vuole riconoscere come vero, pur sapendo che è vero. Ma questo è il peccato contro lo Spirito Santo. Quando è che si dimostra invece la potenza di Dio, la verità di Dio, l'essenza di Dio, la luce di Dio in modo incontrovertibile? Quando noi saremo fuori da questo corpo, fuori dalla carne, cioè non ci sarà più il velo, lo vedremo faccia a faccia e sarà gioia piena per chi lo ha cercato e amato, sarà terribile giudice per chi lo invece lo ha condannato e ha peccato volontariamente, ha sempre rigettato la luce di Dio. E la luce abbagliante di Dio dunque ha un effetto di attrazione per chi lo ama e di repulsione per chi lo odia. È lo stesso peccatore che si getta lontano dalla luce perché non lo sopporta. Così il demonio, così tutti gli uomini che seguono il demonio. Quella è la dimostrazione della luce di Dio, perché non c'è più velo. La verità evidente di Lui, della sua luce, della sua essenza, di chi è, ormai è incontrovertibile. Qui invece sulla terra abbiamo qualcosa che si mostra e che va riconosciuto con un assenso, una ricerca e una volontà di seguirlo. Un'altra pausa. Proseguendo con le meditazioni sui misteri della luce, al quarto mistero noi contempliamo la trasfigurazione sul monte di Gesù davanti a tre dei suoi apostoli, e con lui compaiono Mosè ed Elia, molto interessante. Giacomo, Pietro e Giovanni sono gli unici testimoni, un po' i principali degli apostoli. Cioè, Pietro è sicuramente il capo, ma non è solo, è insieme a questi altri, e quindi sono presi come nucleo di un nucleo che sono del popolo di Dio. Quindi un nucleo del popolo di Dio sono gli apostoli. Un nucleo più vasto sono i 72 discepoli. All'interno degli apostoli c'è un nucleo più ristretto, che sono quelli che ricevono le confidenze, maggiori approfondimenti, sono questi tre: Pietro, Giacomo e Giovanni. E Pietro è la pietra su cui si deve poggiare la fede di tutti gli altri. Bene, questi tre vengono presi per qualcosa che ancora una volta è qualcosa di strabiliante, perché c'è come un anticipo dello stato del corpo risorto, ma ancora di più, nel senso ancora diverso, perché il corpo risorto è un corpo glorioso, ma lo vedono come se fosse carne. Qua invece c'è una trasfigurazione, qualcosa di più, di diverso, è una manifestazione di tutta la luce che è dentro Cristo. E non c'è una illuminazione dall'esterno di Gesù, del corpo di Gesù. È il corpo di Gesù che emana luce. E la sua natura divina
che in quel momento viene permessa dal padre, voluta da lui per quei tre, come dire, liberata per un tratto di quello che è la corporeità senza eliminarla, perché il corpo rimane ma diventa come trasparente e la luce lo passa e lo trapassa con, mostrando che non è una materia incandescente, ma la luce è l'essenza che sta proprio dentro della sua natura divina e che con i suoi bagliori esce fuori dal corpo, il corpo si intravede come ombra luminosa, ma la luce viene fuori dappertutto. E in questa luce vengono ricompresi anche due uomini che lo hanno anticipato nel tempo, ma lo hanno anche prefigurato, Mosè ed Elia, due grandi campioni. Parlano con lui, sono i testimoni di tutta la fede, quella fede che ha anticipato profeticamente la venuta del Messia. Dunque la trasfigurazione è la manifestazione all'esterno della luce che è all'interno, cioè della natura divina stessa di Gesù. È qualcosa che i tre non capiscono del tutto. Pietro a quella uscita, fuoriuscita, facciamo tre capanne, stiamo qui con te, che è l'effetto della beatitudine. Lui sente che è davanti a Dio, di morare con lui e stare sempre lì è la fonte della beatitudine che fa trasalire l'anima e non fa più desiderare di tornare indietro. È l'anticipazione dello stare alla presenza di Dio nel regno, nel paradiso. Questo stato di beatitudine deve aiutare Pietro e gli altri a resistere a quello che sta avvenendo, che è il tifone della crocifissione, della passione. C'è da chiedersi se ha funzionato, se questa anticipazione della gloria di Dio manifestata abbia avuto un effetto di sostegno e se le cose magari sarebbero andate ancora peggio, non lo sappiamo. Sa di fatto che Pietro capisce poco, se non che intuisce che si trova di fronte al paradiso, a Dio, alla pace. Ma non, Gesù stesso dice loro di non dirlo a nessuno se non dopo che tutti i fatti saranno compiuti. Dunque, come accade per le profezie, questa manifestazione di luce gloriosa, questa volta, ancora una volta, per pochi, il mondo non vede nulla. Se il mondo avesse visto quello, forse avrebbe seguito Gesù, ma non nel modo in cui lui avrebbe voluto e soprattutto lui non sarebbe stato sacrificato e non sarebbe stato l'agnello sacrificale. Dunque, in questo modo avviene questa segreta manifestazione della gloria di Dio potentissima, che è poco capita, che deve rimanere segreta, ma che dice dei contenuti che devono poi dopo profeticamente dare spiegazione di quello che è avvenuto. Come sempre, la profezia non si capisce se non dopo che è avvenuta, perché lo scopo della profezia, quello profondo, non è tanto quello di dire esattamente quello che accadrà, ma orientare, dare significato a quello che accade in modo tale che il presente, con la rilettura del passato orientata da quello che è la profezia, crea un filo logico che mi pone nella posizione giusta. Capisco dove sono adesso perché infatti era stato predetto. Quindi è una sicurezza per il presente, la profezia che è stata fatta nel passato. Ed è orientamento in qualche modo e di aspettativa, ma che rimane sempre nella nebbia o fumoso, quando noi la prospettiva ce l'abbiamo nell'evento che ancora non si è avverato. Molti addirittura non capiscono la profezia e
mentre accade non sanno leggere. Il Vangelo, spesso quello di Giovanni, ha comunque una cadenza su questo. Avvenne questo, disse questo, Gesù, accade questo perché si avverasse quanto era stato detto di lui nella profezia. E questo è ciò che accade lì sul monte della trasfigurazione. Quindi la luce trasfigurante di Dio illumina il passato, illumina i profeti, e i profeti con la loro presenza, Elia e Mosè, danno ragione di chi è Gesù. Non è una persona eccezionale, isolata, ma è la perfetta continuità della rivelazione di Dio nel suo popolo, così come loro hanno intravisto e predetto, e che Gesù compie. Quindi c'è questo passaggio di continuità di passato e di presente, ma anche il tempo stesso di futuro. Il futuro sta nella gloria del corpo trasfigurato dalla luce. Tutta la scrittura dunque viene riassunta da Mosè ed Elia, ed è quella luce che si chiama dei profeti, che viene dato alle menti degli uomini perché possono sperare, guardare in alto, fidarsi di Dio e camminare dove li conduce, seguire questa luce. Mi è stato detto questo. Quando, come si realizzerà, chi, non sappiamo. E però vivendo con questa attesa di Dio, Dio fa di noi dei condotti sui suoi percorsi, sulle sue vie. Il cuore deve stare unito anche quando noi non comprendiamo. Così come nel matrimonio il sacramento agisce anche quando noi non comprendiamo, ma intuiamo qualche cosa, così la profezia, questa luce, si inserisce nella nostra anima, ci porta come su un'onda, anche se l'intelletto non può capire tutto, non può sapere tutto, e solamente dopo si capisce. Ma il fatto di capire dopo è un gran buon segno. Come era stato detto? È vero, aveva detto questo, aveva fatto questo. No? Tutto questo dà significato e rafforza ciò che è accaduto. Ci fa sentire su un asse portato da Dio, l'asse della storia vera, quella scritta da Dio. Gli eventi letti dagli uomini sono oscurità e tenebra, falsi luci, lucignoli. Lucignolo è il nome del personaggio del racconto di Pinocchio, che infatti rappresenta Satana, Lucifero, portatore della falsa luce, deformante, che inganna gli uomini per portarlo sugli scogli e fare perire l'equipaggio affondando tutta quanta la nave. Noi seguiamo la luce di Dio, è una luce segreta. Anche quando ha delle manifestazioni grandi, occorrono delle condizioni di grande apertura dello spirito. Proseguendo con l'ultimo dei misteri della luce, apparentemente il meno luminoso, perché il più luminoso alla vista è quello della trasfigurazione, ma l'ultimo invece è l'istituzione della Santa Eucaristia. E qui si ripete, si rinnova e si approfondisce il mistero della luce che si nasconde e si vela, della divinità presente nel mistero dell'Eucaristico, che collega in modo sacramentale, si dice, il mistero dell'incarnazione di Gesù, della sua passione e morte e resurrezione. Tutto quello che lui ha fatto con la sua corporeità, l'agnello di Dio, la predicazione, l'emanazione della luce, la proclamazione del Vangelo, della buona notizia, dice il regno di Dio è vicino, è in noi, è in voi, e qui è questa luce che vi entra dentro, se la lasciate entrare, si realizza tutto sulla croce e Gesù anticipa per i suoi. Potremmo sempre chiedersi perché non ha fatto l'Eucaristia dopo la risurrezione, ma lui la anticipa come gesto d'amore e la lascia in eredità alla sua Chiesa per dire: tutto quello che adesso accade non vi turbi, io vi ho già scelti, voi andrete avanti, c'è qualcosa che si scompiglia nella vostra vita, nella vostra fede,
ma questo non va a toccare una certa profondità che è mia. È la grande preghiera sacerdotale di Gesù proprio nell'agonia del Getsemani, dove dice al Padre che gli ha dati e nulla può strappare dalla sua mano, erano tuoi, li hai dati a me, ma nessuno andrà perduto se non il figlio della perdizione, che è Giuda. Dunque, Gesù dona con un gesto d'amore grande la certezza ai suoi di amarli sino alla fine. E la fine è non solo la sua morte, li ama anche quando lui, dopo la cattura, viene abbandonato, muore sulla croce e è abbandonato sulla croce. Ma lui anticipatamente dice: io vi amo e fondo su di voi il proseguimento della mia azione di salvezza attraverso la luce che si propaga da me in voi attraverso questo sacramento. Questa fiducia di Gesù in loro, questo gesto d'amore fatto prima per fondarli, per mantenerli, per assicurarli nella sua luce, nel suo amore. Dunque possiamo leggere in questa cosa che non getta luci di onore sugli apostoli, tradimenti, fughe, debolezze, rinnegamenti, c'è di tutto, no? Non ci manca niente. Ma in realtà quello che Gesù ha fondato in loro, così come viene fondato nel sacramento del matrimonio, è un'unione sponsale, come è stato il matrimonio, che è segreta, agisce nel profondo. E tutti gli sconvolgimenti che ci sono possono anche essere, ma c'è sempre una base fonda, solida, che fa riprendere le cose, perché è la roccia su cui si costruisce la nostra casa. Quindi possono esserci venti contrari, rovine, mancanze di fedeltà, ma quello che è il fondamento di Cristo dentro la nostra anima, quello che Lui ha deciso, quello di fondarsi su di noi per proseguire la sua opera nel suo corpo mistico, che diventa dilatato a tutti quelli che diventano parte sua per mezzo del battesimo e della fede, questo è qualcosa che rimane per sempre, con la solidità assoluta. Dunque noi ci nutriamo del corpo di Cristo, che è presenza reale della sua anima, corpo, sangue, divinità, è tutto lì dentro. Velato, cioè noi non lo vediamo, ci sono dei miracoli eucaristici che conosciamo, che rivelano la vera sostanza di quella ostia consacrata, ma in realtà lui si dà a noi ancora una volta nella debolezza, nell'assimilazione corporale, corporea, per farsi assimilare spiritualmente, cioè noi riceviamo lo Spirito di Cristo mediante il suo corpo che mangiamo con l'Eucaristia celebrata. E questa luce segreta di Cristo entra in noi e noi diventiamo ostie viventi nel mondo, sempre con quel processo di trasformazione che è la vittoria sul peccato con la sua forza e la sua luce. C'è un'icona molto classica, molto bella, che è piena di questo simbolo, che è la Madonna orante, stante, cioè in piedi con le mani alzate sopra le spalle, che prega con gli occhi che guarda al cielo, che è la raffigurazione più antica di tutte le raffigurazioni mariane dei primi secoli, alla quale viene aggiunto una sorta di disco d'oro sul petto e dentro vi è Gesù, bambino, benedicente, e la portatrice di Cristo. Ce l'ha sempre in sé perché l'unione tra la madre e il figlio è sempre perfetta e non c'è mai una separazione spirituale, solo attraverso il corpo c'è una separazione. Allora questo significa che l'anima della Madonna è illuminata da questa sfera di luce che è dentro di lei e quindi, nonostante lei sia fatta di materia,
avviene in lei quello che avviene con la divinità in Cristo, cioè la luce che è dentro esplode e consuma, trasfigura quella che è la corporeità. La Madonna rimane anch'essa come velata dalla sua corporeità e quindi celata la sua anima, che vede solamente Dio perché è chiusa nella intimità sponsale con Dio, perché lei è in questa perfezione, ma la luce che è in lei ed è invisibile trapela e illumina il mondo, tanto quanto è in lei la forza, la potenza e la presenza di Dio. E poiché in lei è tutta e completa, tutta la Trinità in lei splende e non trova nessun limite, poiché la Madonna è la creatura perfetta che riflette in modo infinito, pur essendo lei finita, l'infinito amore di Dio, l'infinita luce di Dio. Noi siamo chiamati alla stessa cosa. In noi l'infinito vuole entrare, che siamo finiti, in noi la luce vuole entrare, che siamo materia, terra opaca, e trasfigurarsi. Quando noi ci nutriamo dunque dell'Eucaristia, noi siamo dei tabernacoli di viventi che girano per il mondo. Per cui tutto il nostro essere, il nostro respirare, il nostro pregare, il nostro agire, se fatto con l'unione profonda di Dio e del suo Spirito, diventa l'azione stessa di Dio in noi. Quindi quella luce che si diffonde nel mondo durante i 3 anni di vita pubblica di Gesù diventa più estesa ed espansa nel tempo, nello spazio, in tutta quanta la terra, per mezzo dei portatori della luce di Cristo che siamo noi, imperfetti. Ma come abbiamo visto, la nostra imperfezione non limita la potenza di Dio. Solo il peccato la può limitare, il peccato ha sempre qualcosa di volontario. L'imperfezione invece è un po' quello che è la nostra natura, che Dio ci lascia nonostante la nostra buona volontà, il nostro agire bene, il nostro limite lo lascia per umiltà. Dunque, la luce segreta di Dio trova in noi delle lampade accese che la portano in giro per l'oscurità del mondo. Dice San Paolo, peccare contro il corpo e peccare doppiamente, perché non c'è solamente la colpa di ciò che si fa di male, ma lo si fa attraverso il corpo che è tabernacolo dello Spirito di Dio. Dunque il corpo dell'uomo diventa materia sacralizzata e dobbiamo immaginarlo proprio come nella trasfigurazione di Cristo o nella Madonna che porta in seno questa luce raggiante dal suo cuore, in misura diversa sicuramente per quello che noi siamo, ma noi siamo il raggiamento della luce divina. Guai a noi dunque essere ostacolo e perfezione in questo. Dunque il mistero della luce è sempre il mistero dell'incarnazione di Cristo e con l'Eucaristia si innesta in noi lo stesso mistero dell'incarnazione, perché siamo parte del suo corpo mistico. Se l'ho dato Gesù Cristo, Dio vi benedica.